Il responso delle urne greche rappresenta una doccia fredda per il modello Europa sostenuto da Berlino e Parigi. Il tono delle reazioni a no espresso dai cittadini greci non nasconde un'esplicita preoccupazione per il futuro, anche se viene rispettato l'esito emerso dalle urne. Questo risultato, ha sottolineato il ministro degli esteri tedesco Frank-Walter Steinmeier, deve essere accettato perché al referendum ha partecipato un largo numero di cittadini greci. Ora tocca alla Grecia prendere delle decisioni e la palla si trova nel campo di Atene. Toni drammatici invece quelli del presidente del Parlamento europeo Martin Schulz. Credo che il popolo greco si troverà a partire da questa settimana in una situazione ancora più difficile. Da domani o al più tardi da martedì, nel vertice dell'Eurozona, dovremo discutere di un programma di aiuti umanitari per la Grecia. I cittadini comuni, pensionati, malati o i bambini non devono pagare per la drammatica situazione in cui il governo ha portato il paese. Questo non deve succedere, no. L'urgenza della situazione è palpabile. Oggi la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese François Hollande si incontreranno a Parigi per discutere dell'esito greco. Poi martedì si terrà il summit dell'Eurozona.